www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Mio marito vendette il suo patrimonio di case, chiese, cose, terreni, vacche, pecore, cristiani, banane, citrova e motore. Il ricavato lo depose in un libretto di risparmio che ammonta ad 1 milione di euro che lascio a mia figlia Concetta. Che cosa? Mi lascia 1 milione di euro? Ma che minchia è, pazza è? Perciò mi lascia più picca di quello che guadagna mio marito. E appunto, vado qui. Ma va, pronto, ti senti? Ora si può chiudere. Ma che siete fare con questa elemosina? Quindi lasciare contenti ci lasci 1 milione di euro. Ma io travagliando tutto l'anno guadagno 1.100 euro, quindi 100 euro in più mi bastano. Allora lei è veramente ignorante. Ma non lo capisce quanti soldi sono. A meno male che c'è lei intelligente e vera, che almeno a bavarmi una parte per eredità me lascia l'ignoranza. Anche se onestamente, diglielo, il mio è un dono di natura, va? No come certe gente inutile che ti fanno l'elemosina con 1 milione di euro. Ma mi perdoni, lei è scemo o sta recitando? Ma lo sa quanti zeri ha 1 milione di euro? Ben 6. Signor notaro, ma lei se le sape fare le conto? Secondo mia, lei manco sape qual è la sua mano dritta. Perciò, lei che vuole mettere 6 zeri a confronto di 100 euro, cade 0 in nave, non 1, 2, 3, 4, 5, 6 come disse lei, ma 100, ben 100! Ma con 1 milione di euro vi potreste comprare tutto il paese. Ma vi rendete conto di quanti soldi sono? Mi pareva quando ero. Io 5 euro mi posso accattare manco il pane. E lei con 1 milione di euro, come dissi? Che il paese è vostro con tutto questo lascito. Lo capite che siete ricchi? Signor notaro, lei mi deve scusare un momentino, ma io non capivo giusto che lo che disse, perché aveva l'orecchio imbelate sotto le capegge. Può ripetere, arriere, per favore? Ho detto che con questo lascito siete ricchi. Signor notaro, continuasse a leggere piano e mi dicesse un nessuno sti soldi, però mi raccomando, piano, o dicesse piano, se no mi viene un altro trauma nella prostata e svenisce di nuovo. Il libretto con tutti quei soldi, per paura che me lo potessero rubare, lo tengo posato dentro. Fermi tutti, ho capito, il libretto è posato dentro, quindi significa che dobbiamo mettere la casa sotto quattro. Sì, ma dentro dove? Dentro di là, dentro di qua. Ma che importanza ha se è dentro di qua, fuori di là, da Inter, da Banna? I suoi non è importanza, l'importante è che troviamo i miliardi. Dai, sotto, spartimone, due di già e non di due di qua. Dai, e qui trovo i miliardi, vi faccio una serenata, a momento.
Buonasera a tutti. Ormai sono una realtà da Covid. Complimenti veramente. Se gli assessori, i consiglieri comunali vogliono salire sul palco. Questa era una delle serate più importanti per noi, perché è una serata che preparano da tanti mesi, è una serata che noi ci teniamo tanto a fare e loro, come sempre, ormai sono al terzo anno, mi pare, giusto? Al quarto anno, e ogni anno ci regalano una bella commedia, ci regalano una bella serata, ci regalano sicuramente delle belle risate. Ci sono gli assessori qua, se c'è qualche altro amministratore vicino che può salire. Abbiamo preparato anche una targa ricordo per la compagnia. Facciamo un applauso a Calogerina, che fa oggi gli anni, compie oggi gli anni. Non diciamo quando, però. Auguri! Acquaviva Platani, agosto 2014.
Valenza Carmelina. Dio Giovanni, Bonomo Peppuccio. Giacomina, Capodici Giuseppina. Sebastiana, Inzalaco Maria Teresa. Vincenzino, Nicastro Gianluigi. Carmela, Territo Marianna. Concetta, Capodici Calogerina. Cornelio, Inzalaco Salvuccio. Suggeritrice, Donatella Franzù. Aiuto Service, Diagne Fatima. Un'ultima cosa, ringrazio non solo a chi è salito sul palco, ma a tutti quelli che contribuiscono a questa festa, l'assessore, l'avvocato Castellana che si occupa, che è al ramo dello sport e spettacolo, ringrazio il Presidente del Consiglio, i consiglieri comunali tutti, il vice sindaco che non è qua sopra sul palco, le forze dell'ordine, i vigili urbani che ci assistono tutte le sere, continuate a venire numerosi, noi continueremo fino al giorno 17 a allietare le vostre serate. Grazie a tutti e benvenuti sia agli emigrati che agli amici dei paesi limitrofi. Grazie. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete!